Onorevole Nucara, Monti ha parlato di molti sacrifici, è così? Il sacrificio, ma non è che doveva parlare molto, lo sappiamo tutti che ci saranno molti sacrifici, però contemporaneamente ha detto che a ogni sacrificio corrisponderà una, qualche cosa di positivo, non solo sacrifici, non solo come dire, lacrime e sangue e qualche crostatina. Ma i sacrifici di cui parla Monti, cioè, ha fatto qualche esempio? Cioè, quali saranno i sacrifici che devono fare gli italiani? I sacrifici che devono fare gli italiani li sapremo quando ci avremo il programma. Intanto il programma è già fatto. Cioè, ma che lo ha illustrato, voi sapete qualcosa in più rispetto alle misure da prendere? L'abbiamo approvato a Camera e Senato 3 giorni fa. Quella è la base. Ora, da quegli articoli, da quei punti, lui deve dire come fa a realizzarli. Punto. I punti sono quelli. Ha detto, aggiungo, e di questo ci conforta questo assunto che lui ha detto, che lo allargherà e che quindi ci sarà un programma che non solo per la realizzazione del quale serve tutta la legislatura, ma servirà anche i governi che verranno dopo la legislatura. Quindi è un programma di risanamento generale del Paese e se decidiamo di dire di fare una grande opera, tanto per portare un esempio banale, una grande opera di infrastruttura, non è che la facciamo in 18 mesi, no?